Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita! Come potete vedere, sono andato un po' avanti con i vari farming di mese, off camera. In pratica, allora facciamo questo qua, ci arriviamo tra un attimo. Ho messo una fila a casaccio di cobblestone qua in mezzo alla casa e ho creato una sorta di autocrafter qui. Per creare i bucket of water with gravel. In pratica riempivo i secchi d'acqua là dietro nel piccolo stagno, avevo due stack di gravel, quelli che avevo nell'inventario, e li ho utilizzati così potevo prendere direttamente il secchiello qua, riempire la fila, poi andare di là a riempire i secchielli e poi aspettare che si venisse il mese dentro la gravel. Ora, l'automatizzazione di questa cosa in realtà ho scoperto che non è granché conveniente perché a me sembrava di ricordare che i Mesa Crystal Fragment potessero essere riconvertiti in Mesa Crystal, mentre invece no, 9 Crystal Fragment non ti danno un Kaiser. Quindi Crystal Fragment, il problema è che possiamo utilizzarli solo per le ricette che richiedono i frammenti. Quindi ad esempio per il Mesecon, per fare del Mesecon vanno bene. Ma per esempio per fare i picconi di mese non vanno bene, quindi anche automatizzandolo ci faremmo un sacco di mese Crystal Fragment senza un reale grandissimo utilizzo. Cioè è una buona farm, diciamo, ma niente di spettacolare. Quindi secondo me non ne vale la spesa di di cercare di automatizzare un po' quel processo. Qui pian piano sono riuscito a espandermi, sono andato a prendere un pochettino di ossidiana e ho consumato tutto il mese che avevo nell'inventario per fare questa fila. Anche perché ognuno di questi sono 8 cristalli di mese, non 8 frammenti di mese, 8 cristalli di mese. Quindi in pratica 9 per 8 sono praticamente tutto il mese che mi era rimasto. Anzi, per l'ultimo ho dovuto farmarne un po' prima di riuscire a farlo. Ho notato che nonostante nel codice della mod mi sia sembrato di capire che anche se la lava fluisce, il cristallo cresce. Quando c'è meno di tot lava, non cresce. Cioè, io inizialmente avevo messo un blocco di lava qua, che quindi fluiva in qua, ma tipo questi qua non prendevano per niente. Io all'inizio ho detto va bene, metto uno qua, ne metto uno dall'altro capo, la lava fluisce e comunque lambisce tutti i pezzi di ossidiana. E invece no, dove non ce n'è più di tot, sembra che non lo consideri, perché non cresceva, quindi ho detto boh. Allora ho piazzato un blocco di lava là, un blocco di lava là, uno e uno, qua nella zona centrale, quattro qua, sì. Qua e qua ho messo dell'altra lava che ho preso sempre. Scusate. Che ho preso sempre nel posto dove siamo andati a vedere la scorsa volta. Poi, in questa settimana che è trascorsa, ho lasciato praticamente sempre il computer acceso quando ne avevo la possibilità, quando non stavo editando, quando ero a casa, eccetera, eccetera. Così in pratica con la IA oppure direttamente senza niente e ogni tanto passando di qua davanti al computer prendevo questa Crystalline Bell e raccoglievo i cristalli di mese. Con il risultato che come potete vedere ci siamo fatti un discreto numero di cristalli di mese. Il processo è molto lento però lasciando aperto molte ore dai suoi frutti, quindi finalmente abbiamo un pochettino di mese da poter utilizzare e sono molto contento di questo perché credo che andremo ad utilizzarlo praticamente tutto, anzi forse ce ne serviranno ancora di più di stack per andare a finire la farm di alberi. Qua il sole sta andando via, ma tanto non posso ancora andare a dormire, GG. Nel frattempo, altre cose, ho cercato di sistemare un pochettino, scusate, corro un po', se no ho cercato di ripulire un po' questa zona qua, ma speravo di poter bruciare queste cavolo di erbacce con il Flint and Steel. Ora, nonostante io abbia due tipologie di Flint and Steel, che sono in pratica quello default, quello che hanno aggiunto di recente con l'update della 0.14, cioè della 0.14. Sì, 0.14 pare fosse.
E un altro della mod Fake Fire, che tra l'altro non so da che cosa derivi la mod Fake Fire. Questo qua è quello della Fake Fire, e questo è quello della Default. Quello della Default ha bisogno della Flint, che non ricordo sinceramente come si ottenga. Ho provato a givarmela con i cheat. Ma non accende, non dà fuoco alle cose, serve per accendere la dinamite. E basta, da quanto ho capito. Questo qui invece, la mod doveva farmelo intuire, ma Fake Fire crea semplicemente un fuoco farlocco sopra il blocco che viene attivato. E quindi non consumava niente. E boh, e quindi siamo rimasti con l'erba qua. Adesso credo di poter andare a dormire, effettivamente. Perché volevo espandere un pochettino i fiorellini e togliere quell'erbaccia che è davvero, 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 davvero brutta. E però, boh, per ora siamo rimasti con quell'erbaccia. Altra cosa, altro aggiornamento. Come potete vedere, qua c'è un bottone con un mesecon verticale. Adesso devo uscire, però. Ok. E dei cavi che passano sotto il pavimento, arrivano più o meno in questa direzione qua. Vi faccio vedere in pratica che cosa ho fatto. Ricordate questa farm, no? Questa qua è quella che dà l'energia al nostro impianto sopra elettrico, perché qui in pratica producono il mais, lo convertono in etanolo e con quell'autocrafter, scusate, ho dimenticato il cellulare. Adesso gli togliamo subito il suono, ok. Zitto, muto devi stare. Muto. Mi prendo un occhio. E dicevo, tramite questo autocrafting faceva dell'etanolo e lo mandava a questi due fuel fired generator. Il problema era che, nonostante la farm produca abbastanza mais, il fatto che li mandasse costantemente tramite una Blinky Plant nei generatori vuol dire che consumavamo costantemente l'etanolo anche se l'energia magari non si accumulava perché non era necessaria in quel momento. Il battery pack sopra era carico, quindi non era necessario, non serviva. Allora ho detto: ma perché non sfruttare i mesecon verticali per trasferire un segnale quando abbiamo bisogno di energia? Vi spiego. In pratica così andavano sprecati tutto l'etanolo. Invece così, visto che non c'è più la Blinky Plant, l'etanolo si accumula qua. Come potete vedere abbiamo già più di due stack. Questo per il fatto anche che ultimamente, dopo aver fatto questo lavoro off camera, ho lasciato parecchio aperto il mondo per farmare quei cristalli di mese. Quindi qua si accumula l'etanolo. Quando noi abbiamo bisogno di energia, quel cavo è collegato sopra al bottone. Ciò vuol dire che, per esempio, io metto a ricaricare il mio piccone, vedo che scende qua l'energia. Boom, ogni volta che clicco qua, tra un attimo arriva, manda il segnale sotto e il vedete? Vedete? Il filter injector manda una unità di etanolo che va in uno dei due generatori. Ovviamente se premo due volte ne manderà due, quindi verosimilmente ne manderà uno nel primo e uno nel secondo, visto che c'è all'incirca un 50% di possibilità. Premendo più volte il bottone manderà più unità di etanolo. Per esempio, io consumo quasi tutta la batteria, vedo che sto consumando tanta energia, lo clicco 6 volte, 8 volte e lui manda tot unità di etanolo, che quindi iniziano a produrre energia. Però il discorso è che quando poi dopo, cioè cliccando 8 volte, una volta finite quelle 8 bottiglie di etanolo, lui non brucia più altro. Ed è una cosa molto comoda perché, per esempio, adesso il battery pack è pieno, il battery box è pieno, e quindi non abbiamo bisogno che ci producano altra energia sotto. L'etanolo viene conservato e quando ne avremo bisogno, boom, basta un click e arriva sopra. Il pensiero che mi è venuto nel frattempo è che, a parte che questo è molto brutto esteticamente, ma è la cosa migliore che mi è venuta in mente per ora, per riuscire ad attivare questo, ho provato con delle pressure plate, perché ho detto magari se ci metto un blocco sopra con una pressure plate, quello prende il comando, invece no.
non prendeva l'impulso. E quindi ho detto, boh, la leva non mi conviene perché la leva è on e off. Quindi dovresti fare on off, on off, on off, on off per mandare tanti segnali. Pressure plate e il bottone invece mandi un segnale, appena ti togli o dopo aver cliccato puoi mandare subito un altro segnale, quindi era molto più rapido per mandare più impulsi rapidamente. Però appunto per ora non ho trovato un'altra soluzione più carina esteticamente che di quanto non lo sia questa. Poi speravo di metterlo magari qua che nascondesse un po' di più, però ci sono i cavi qua sotto, quindi era un casino, avrei dovuto rompere il muro. E poi sarebbe stato brutto da vedere esternamente. Niente, questo secondo me è un'ottima soluzione. Potremmo espandere il discorso andando a creare magari più fuel fire generator sotto, in modo da avere, che ne so, 4 etanolo che brucino contemporaneamente, per cui soddisfino, che ne so, le necessità di un tool workshop. No? Perché il tool workshop consuma, mi pare, 3600, due fuel fired generator ne producono 1200, quindi ce ne avessimo di più, per esempio 4, avremmo 2400, si scaricherebbe di meno, eccetera, eccetera. Quindi potremmo fare magari più cose in contemporanea. Però ci va un pochettino perché i fuel fired generator hanno bisogno di un po' di risorse, come noi ben ricordiamo. Eh sì, bisogna fare sia il fuel fired low voltage generator, che ha bisogno di una fornace e tutta roba. Poi bisogna fare questo, che non è così banale. Ci va un attimo, insomma. Scusate, sono un po' sbadiglioso, ma sono un po' stanco stamattina. Cosa volevo dire? Tra l'altro, qua mi pare. Ah, no, ne abbiamo altri 4. Ne avevamo craftati altri 4. Questa potrebbe essere una bella svolta. Ah, qua potete vedere, c'è anche il flint and steel che è fake. 4, questo potrebbe essere una bella. Tra l'altro, togliamo questo, l'ho lasciata giusto per farvi vedere che cosa avevo combinato. Messo, mi conviene toglierla. Prendo anche qua questi secchielli, posso magari anche toglierli. Tanto per un po' credo che non avremo bisogno di mese. Ecco, poi credo che quello che ci serve sia più utile farlo da fuori, ecco. Per quanto sia più lenta fuori, almeno è costante, non ci occupa spazio, non ci occupa tempo anche. Nel senso che una volta che è là, boh, si arrangia lei e GG. Questi schieri quasi quasi me li terrei nello zainetto, perché possono sempre tornare utili. Ah, qua c'è un sacco di roba, effettivamente, che dobbiamo utilizzare per la nostra farm. Però il prospector e l'altro li metterei qua, che non mi rompano l'anima. E così rimettiamo un po' a posto l'inventario. Ok. Dunque, detto questo, direi che possiamo rilanciarci di nuovo su quanto riguarda. Oh, guardate, è cresciuto un coso di mente. Tra l'altro sono in 4 stadi e ogni stadio dà un cristallo. Quindi se va al livello 2 e lo farmate al livello 2 vi dà un cristallo. Se lo farmate al livello 4 dovete farmarlo 3 volte e vi dà 3 cristalli. Oddio, là si è buggato perché è cresciuto un blocco più alto. Questa non è una buona cosa, non dovrebbe crescere un blocco più in alto. Questa la butto, tanto verrà raccolta sotto. Molto strano, butto via il blocco. Ah, non la raccoglie da là? No, sì che la raccoglierò, dai. Boh, ma tra l'altro io non sento un kaiser di audio, è normale, ho l'audio così basso. No, ok, dovrebbe sentirsi. E qua hanno farmato un po' di legna nel frattempo, come potete vedere, restando aperto il mondo, ha farmato un po' di legna, adesso siamo abbastanza pieni di legna, ecco.
Su questo per dirvi quanta legna fa rispetto a quanto mese fa quell'affare là con tutte quelle piante là. Ma che ci volete fare? Allora, abbiamo bisogno di vagonate di Nodebreaker. Quindi abbiamo detto che avremo bisogno di quanti picconi? Allora, là ne vuole 10 di Nodebreaker, vero? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10. Qua ne vuole 6. Sì, ok. Quindi 6 per 9 più 10 per 9, quindi 90 più 54. 90 più 54 sono 144. 144 per 3 sono di più degli stack che abbiamo. 144 per 3. Allora, abbiamo una chest per caso vacante da qualche parte? No. Ma possiamo anche crearcela, tanto abbiamo un fracco di legno, non è un problema. Perché vorrei evitare di tenermi 600 picconi nell'inventario. Allora, abbiamo bisogno quindi di 144 picconi. Dico bene? 90 più 54. 144 picconi. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 per 4, 32. 144 diviso 32. Aspettate un attimo che prendo la calcolatrice. 144 diviso 32, abbiamo bisogno di 4 ceste e mezzo. Allora, facciamoci 4 ceste e mezzo, quindi la seconda chest, terza, quarta, quinta. Sì, ovviamente non possiamo fare 4 ceste e mezzo, dovremmo fare 5 ceste. No, ho sbagliato tutto. Adesso sono pari? No. No, ho sbagliato qualcosa nei conti. Ho sbagliato qualcosa nei conti perché ho messo un numero dispari. Mi manca ancora una ceste. No, ne ho fatte troppe adesso. Vabbè, non so cosa ho sbagliato, ma 4 e 5, vabbè, e una la mettiamo via qua. Ciò potrà servire prima o poi. No, mettiamola con legno, sì. Allora, abbiamo bisogno di tutti questi picconauser. Direi che ci torna utile questo carissimo autocrafter, perché così possiamo mettergli un po' di roba. Allora, ne ha bisogno di 144, quindi 144 per 3 perché ho chiuso la calcolatrice. 144 per 3, 432 diviso 99, vabbè, 432 diviso 99 sono, per 400 ho bisogno di 4 stack e 4. No, aspetta, cos'è che era? 144 per 3 sono 4 stack e 36 pezzi. 1, 2, 3, 4 stack e 36 pezzi. Ce la facciamo allora. 1, 2, 3, 4 stack e 25, 36 pezzi. Mannaggia il mese. Mannaggia il mese che consumiamo. Allora, andiamo a prendere un po' di. Andiamo a dormire innanzitutto. Adesso poi occupiamoci di andare a prendere del legno qua sotto, che tanto ne abbiamo. Prendiamo uno stacchettino di legno. È cresciuto qualcosa? Non è cresciuto un Kaiser, ovviamente. Non è così facile che cresca, effettivamente. Allora, di stick, boh, facciamone un po', sarebbero 144 per 2, quindi sono circa 300 stick, circa 3 stack. Circa 3 stack di stick.
Statistic. Vediamo. Ok, così dovrebbero bastare 3 stack. 2, 3. E iniziamo a produrre un sacco di picconauser. Ottimo, per fortuna che abbiamo gli autocrafter qua che ci risolvono un bel po' di problemi, così non abbiamo bisogno di andare a craftarli uno per uno. E credo che potremmo sfruttarlo anche per le altre componenti, effettivamente. E così almeno li prendiamo semplicemente, dopo aver messo quello che ci serve, e li spostiamo dove ci servono. Sì, avessi un filter injector sarebbe più comodo perché diciamo che sposterebbe già lui la roba. Solo che bisognerebbe impostargli tu, non c'ho voglia adesso. Poi direi che il video forse è anche in conclusione, controllo un attimo, ma mi sa di sì. Sì. Sono passati 21 minuti, quindi direi che questa parte di farming posso anche risparmiarvela e mi metterò io, cioè non è farming poi alla fin fine, è di crafting selvaggio di quintali di oggetti, posso risparmiarvela e ci vediamo magari nel prossimo episodio in cui faremo cioè disporremo sul layout di un paio di alberi, magari non ve lo farò tutto on camera, anche quello perché sennò diventiamo vecchi e meno mati. Sì, in un qualche senso. Quindi io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Buona giornata a tutti! Ah, ricordo che c'è una pagina Facebook di cui il link è in descrizione e un canale Telegram di cui il link è in descrizione. Seguitemi.